Il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio ha introdotto nuove misure per il contenimento dell'epidemia da coronavirus. Intanto a Genova già da giovedì scorso ci sono 4 zone nel centro storico e in alcune delegazioni del Ponente in cui regole e divieti sono più restrittivi. Facciamo il punto con Antonio Zagarese. Il nuovo DPCM di fatto estende a livello nazionale quanto si era visto in Liguria, prima con il caso della Spezia, poi a Genova, con misure restrittive mirate in 4 zone della città. Il metodo scelto per contrastare l'aumento di contagi fino al 14 novembre sarà quello della valutazione caso per caso con maggiori responsabilità alle amministrazioni locali. Sospiro di sollievo per palestre e piscine che possono restare aperte rispettando i protocolli. Nessuna interruzione per lo sport dilettantistico che rispetta le regole. Si fermerà invece quello amatoriale, la classica partita tra amici. Gli allenamenti, seppur per quanto riguarda gli sport di squadra di contatto in forma individuale, possono andare avanti, così come possono proseguire anche le attività competitive, dilettantistiche organizzate da federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva di interesse regionale e nazionale.